ti do qualunque cosa tu voglia, no? Dimmi cosa vuoi perché mi hai reso un grande servizio e io ti voglio ricompensare. Però lui disse, se non sbaglio, dice, guarda, questa è una scacchiera, io voglio un grano di riso qui, due qui, moltiplicato, a livello esponenziale. Dice, cosa vuoi che sia, ma no, così poco. Non so, è vero, è una storia del genere, così poco, ma cosa vuoi che sia? Però all'ultima casella arriva una quantità di riso che tutti i raccolti del mondo non sono sufficienti. È bella questa cosa qua, perché non si ha l'impressione che sia così, e ci sono 64 caselle, capirai, e invece si fa solo la svelta, e a livello della coscienza è così, e questo è importante. Io vi dico queste cose perché sono importanti, non sono solo dati, perché vi fanno entrare nel sapore dell'infinito. Nel sapore della magnitudine, della magnificenza del creato e della creazione. È importante avere questo sentimento perché ci accompagna sempre. E anche questo è un sentimento che un po' alla volta deve accompagnarvi quando vi alzate la mattina, avere questo senso che le cose comprensibili non sono percepibili dal mentale inferiore. Che non può che andare in tilt, non può che fermarsi a un certo punto, arriva la terza, la quarta casella e basta, poi siamo completamente persi. Da qui arriva la necessità di fare un lavoro profondo, efficace, per sviluppare il mentale superiore. Allora abbiamo parlato del livello fisico, del livello emozionale, e adesso quindi Gesù è uno, si presume, a livello del mentale superiore, aperto sul piano numero 7. Quindi la resurrezione rappresenta la più grande illuminazione, dove l'anima di quella persona, cioè quell'anima, è risvegliata sui 777 piani di tutto ciò che esiste sul pianeta Terra. Okay? E quindi cosa si può dichiarare? In quel caso si può dire io e il padre siamo una cosa sola, perché quella c'è, la totalità, la fusione, no? Vedete? In quel caso si può dichiarare questa cosa, volendo possiamo dire anche noi, per quello che costa è gratis, io e il padre siamo uno, poi bisogna vedere, poi vedere, insomma, però quando lui lo diceva, non mi devo rimettere a piangere. Quando lui lo diceva, sapeva cosa diceva. E se voi ascoltate con orecchie ad ascoltare, vi mettete a piangere. È un disastro, questo lavoro è un disastro, capito? Perché mentre lui dice questa cosa, voi vedete il vostro futuro. Se invece siete nel mentale inferiore, voi non vedete niente. L'altro dice, io e il padre siamo uno, e voi dite, bene, grazie, che ora si mangia? Vedete? No? Il padre siamo uno, vabbè, beato te. Cioè, cosa dobbiamo dire? Ce ne frega niente. Cioè, ci fa piacere, dice, beh, beato te, no? Che bello, ma lì dove sei tu, si mangia, si beve, cosa si fa? Ti tromba, non lo so, tanto per abbassare un po', ogni tanto devo abbassare un po', cioè devo sistemare un po' le cose, no? Se invece, vedete, è importante questo lavoro di delicatezza sui piani superiori, perché quando dice quella cosa, e poi siamo uno, è una cosa tangibile, verificabile, non è più una carezza, è un massaggio. Capito? Perché le parole possono e sono dei massaggi. Le parole sono dei massaggi. Se usate in un certo modo, le parole sono dei massaggi. Sono vive, sono piene, hanno una loro forza, no? Accarezzano, no? Non vi sentite a volte accarezzati dalle parole?
Quindi quando si risveglia un po' di mentalità superiore cambia tutto, ma cambia tutto, 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 cambia tutto, tutto. Tutto quello che voi ascoltate, tutto quello che voi vedete, cambia tutto, tutto, vedete tutte altre cose, è proprio un mondo diverso. Che può essere tradotto in parole, in libri, in testi, in arte, in pittura, in scultura, in rapporti umani, in sorrisi, in silenzio, c'è chi non dice niente, non ha bisogno di dire niente, semplicemente fa la sua vita e se fa le scarpe cerca di fare le scarpe ben fatte, e se fa delle finestre cerca di fare delle finestre ben fatte, tutto lì. Ritorniamo a noi, eccoci qua, non è fantastico? Ritorniamo a noi, eccoci qua, immersi nella telenovela. Che bello, no? E tu sei la telenovela? Perché tu, perché tu, perché qui, perché là, però, perché tu. Quindi capite già che se volete fare un lavoro per entrare nel solo mentale, la telenovela deve scomparire dalla vostra esistenza. Ogni forma di telenovela, a costo di sembrare incretiniti. Se sembrare incretiniti, perché i vostri partner, se sono dentro la telenovela e se voi non ci siete più, saranno completamente a disagio, perché se sono abituati a dirvi no, perché però tu, no, però tu, e voi un bel sorriso, perché oramai dice chi è la telenovela, perché la telenovela è tempo perso, non è tempo perso, è a un certo livello evolutivo precedente in cui abbiamo bisogno di cominciare a strutturare un pensiero logico materiale, capite? Allora la telenovela è di una ricchezza incredibile, perché non sappiamo gestire la nostra mente. Se un cane riuscisse a raccontare qualche cosa e dire però tu mi avevi promesso le crocchette, sarebbe un miracolo. È evidente quindi che ci sono certe forme di coscienza che hanno bisogno di strutturare il mentale in un certo modo, e lo faranno a loro modo, aiutati dagli esseri umani, aiutati dalle carezze mentali, non dalle carezze, dall'impatto del mentale, dell'emozionale, del mentale soprattutto, aiutando gli esseri che hanno bisogno di strutturare un mentale a livello terrestre. Perché prima si struttura il mentale a livello terrestre, poi si struttura il mentale a livello animico, perché l'anima all'inizio del suo viaggio non sa niente, non sa fare niente, non ha idea di niente, è semplicemente una creatura, una creazione, un punto che, ne so, che circola nello spazio, ma non sa né chi è, né cos'è lo spazio, né cos'è la terra, né cos'è niente, non conosce l'amore, non conosce niente, nulla, non conosce la fisicità, non conosce l'aria, non conosce il respiro, non conosce niente. All'inizio del suo viaggio l'anima non sa niente, non conosce niente. Ed è scontrandosi con la materia, in continuazione, per milioni, forse miliardi di anni, che impara a interagire con la sostanza divina che si incontra. Da una parte c'è la sostanza divina con cui io sono fatto, e dall'altra parte c'è la sostanza divina che crea la terra, i pianeti, gli universi. Queste due sostanze si incontrano e io sono quel punto di osservazione, l'anima è quel punto di osservazione che guarda cosa succede. E per milioni di anni, forse miliardi di anni, l'anima non sa cosa succede. Boh, sente delle cose dentro, sente delle vibrazioni, ma non sa che cosa siano. Sente che il mondo prima si struttura su un piano fisico, quindi incomincia a mettere in atto quell'impulso, quella capacità di coordinare la materia. Quindi possiamo immaginare i primi corpi umani, senza capacità di aggregare le particelle. Immaginate i primi corpi umani. Con la vita, perché la vita è dipendente dall'essere umano, per fortuna, ma senza vita, perché l'essere umano non sa cosa fare lì dentro. Se vedete, beh, discorso lungo, ecco perché lo yoga è probabilmente il più antico, la più antica via per
si occupa del piano fisico, perché le altre forme di yoga si occupano di qualche cosa di più delicato, erano impensabili quando l'anima aveva bisogno di la respirazione. Che cavolo è la respirazione? Boh, guarda che stai respirando, non sa neanche cos'è. Quindi il più antico yoga è sicuramente lo yoga che si occupava del fisico, e aveva un grandissimo senso. Sdraiati e prendi consapevolezza che hai un corpo che si fa ancora adesso. Pensa un po', pensate come era importante, qualche milione di anni fa, pensate un po' come era importante. Non so, era vitale. Adesso per noi è una bella cosa, si prendiamo coscienza che è bello, senti che hai il tuo sedere appoggiato per terra e senti il contatto, no? Che tutte queste cose qua che sono belle adesso, ma loro non erano belle, erano vitali. Perché se non senti quella cosa non vivi, non riesci neanche a alzarti, non riesci neanche a muoverti. Oppure ti muovi perché ci sono delle leggi meccaniche che ti fanno muovere, ma tu non sai dove vai, non sai chi sei. Il tuo corpo va dove vuole lui, in base a delle leggi meccaniche. Guardate questa cosa che bella. Il tuo corpo va dove vuole lui e non dove vuoi tu. Sentite bene questa cosa? Applicate questa cosa sul piano mentale ed è quello che accade in questo momento. I vostri pensieri vanno dove vogliono loro e non dove vuoi tu. Vedete? Ci sembra strano che il corpo vada dove vuole lui. Perché? Perché noi abbiamo una capacità di aggregazione e quindi se decidiamo di stare seduti per un paio d'ore, un po' di mal di sedere non fa niente. Mettiamo il cuscino sotto, non so, però riusciamo a restare seduti 2 ore, ma riusciamo a far stare la mente seduta 2 ore ad ascoltare? Sì, però ogni tanto se ne va per conto suo e non siamo noi che la fa viaggiare, viaggia in base a leggi meccaniche, non a leggi della coscienza, e questo fa parte del nostro lavoro, non è così che funziona. E sapete che se a livello fisico noi fossimo nello stesso livello della mente, mentre io sto parlando, improvvisamente voi vi alzereste e incominciereste a camminare. Hai capito come funziona? Te lo dico. Ti alzi e cominci a camminare. Ti cosa fai? Boh. Se i vostri pensieri fossero visibili, a un certo punto mi state ascoltando, a un certo punto non mi state più ascoltando. E se la cosa fosse visibile sarebbe da morire da ridere. Perché si vedrebbero delle persone che passeggiano. Io sto parlando per nessuno. Di che l'avevo fatto? A Giavelo, tu mi avevi detto, ogni volta che qualcuno di voi ha un pensiero che gli passa, si alzi in piedi. È durato 3 minuti perché non si poteva andare avanti. Sì, è vero, abbiamo fatto questo esercizio, ho capito l'esercizio, no? Ogni volta che vedete che il vostro pensiero parte per conto suo, sì, lo fate vedere, cioè diventa visibile, per cui plim plom. È bellissimo, è vero. Poi più si è, più è divertente questa cosa qua. Adesso abbiamo deciso di creare un blog, adesso facciamo una pausa. Deciso di fare un globo. Vabbè, sì. Non so, fai come vuoi. Un blog di Amarcord, in cui tutti questi aneddoti del passato li raccontiamo, ci pubblichiamo le nostre fotografie. Amarcord proprio. Posso fare una domanda? Sì. Solo per vedere se ho capito bene. Allora, se io riuscissi, quando muoio perderò la mia mente e va bene, il brusio che se ne frega, ma io non voglio perdere il ragionamento, io ho un fortissimo attaccamento al ragionamento, quindi o mi do una mossa e lo perdo o vado a finire dritta all'inferno, quindi bisogna che proprio lavoro in fretta, eh?
Non posso rinunciare alla logica. Come faccio? Chi sono se non rinuncio al ragionamento e alla conoscenza? Allora, ho capito bene. No. Se passo al quinto livello, no, ascolta, sì, se sì. passo al 5, io non lo perdo questa capacità di. Tu lo chiami frammentazione, io lo chiamo ragionamento, ma è la stessa cosa, no? Non la perdo, mi rimane a livello inconscio, se mi serve la tiro fuori. Sì, è così. È così. Ah. Sì, è così. Il superiore comprende sempre l'inferiore, non è che è andando in su. Poi a volte, fortunatamente, quello che è stato fatto prima scende dal subconscio e lavora con un'altra velocità, non ha più bisogno della nostra velocità, cioè automaticamente, meccanicamente, ma nel senso più alto del termine, perché la meccanicità, non c'è solo la meccanicità che ci rende schiavi di un sistema, c'è anche la meccanicità, fortunatamente, quando guidiamo l'automobile non è che dobbiamo stare a pensare se quella è la frizione tutte le volte, se l'altro è il freno, se devo girare la freccia, cose. Facciamo un milione di cose senza occuparcene, quindi ci mancherebbe, teniamo tutto quanto. Il problema è non essere schiavi di quel tipo, di quell'aspetto, insomma. Quindi quando stai riflettendo, figurati se a me non piace ragionare, figurati, passo tutta la giornata a fare questa cosa qua. Importante che mentre stai ragionando, riflettendo, sei consapevole di quello che stai facendo, che stai comunque preparando l'avvento di qualcos'altro, che ha altre regole. Già saperlo fa bene, perché ridimensiona la nostra identificazione con il pensiero, diventa uno strumento, finalmente la mente diventa uno strumento che possiamo fare andare nella direzione che vogliamo, non più che ci si alza in piedi perché la mente corre. E perché la mente corre da sola e va da sola? Perché non abbiamo abbastanza energia per aggregare, per direzionare la nostra attenzione come noi vogliamo, perché direzionare l'attenzione costa energia, costa fatica. Dopo un po' non abbiamo più quell'energia per farlo, quindi bisogna fare come si sveglia la mattina, che corre per avere un po' più di fiato, per avere un po' più di energia. Stessa cosa, un lavoro a livello mentale, sapendo che l'obiettivo è un altro. Bene. Grazie. Grazie. Prego. Meno male che non è registrato. Adesso stacco.